se per le Scania si chiude. Ma pazzia. Va bene, dai. Rovino un attimo. Non pensare che io ti la tutto solo, eh. Per il capuzzino adesso prendo il mio cartellino. Pesa 11 kg. Lo faccio nella gazzetta del forno. Se c'è qualcosa che non va, gli do due gazzettate in faccia. Vediamo cosa succede. Ah, ti parla un momento. Parlo ancora del deficiente della bambina. Gioia, sei confuso. È una roba importante. No, dica per l'amore. Se che si e fa per toccare, vive in idente e che d'una legnata in sul cupo, se no. Capite? Ecco. La chiamano la mazzacente. Va bene, allora io vado a fare una bella mesata in cal, ecco. Parliamo a bassa voce e sorridi. Va bene. Va bene un corno. Non mi prendere in giro. Non ti permetto di farlo. Non lo faccio più. Cosa ti è saltato in testa? Prima di tutto, tu non sei ancora abilitato a fare l'angelo. Sei solo un apprendino. E poi la tua zona è là. Questa è la mia zona. È chiaro? Lo so, angelo lombardo. Credo che non si siano accorti della tua assenza. Ma come speravi di farla franca? Ma io l'ho fatto quindi bene. Ma che ne sai tu di ciò che è bene e ciò che è male? Non spetta a te giudicare. E poi quale sarebbe il bene che avresti fatto? Sentiamo, fare innamorare due giovani. Ma sei certo che ti hanno fatto i per là? E cosa succederà quando te ne andrai? E quel povero brigadiere. Sì, d'accordo, ha fatto trasferirlo nella tua zona, a tenerlo d'occhio e per levarlo di mezzo. Ma la sua famiglia? Ma chi ti dice che non stessero meglio a Milano? E quelle due del pianoforte? Ma lo capisci che è normale quello che è successo? Potevi farti scoprire. Dove hai cacciato l'altro pianoforte? Sai benissimo che la ditta non c'entra niente. E dovranno pagare le cambiali per accettarti. Sei un dilettante. Dimmi almeno dov'è la tua pianoforte, che ci penso io. Questa è la mia zona, non la tua. È nell'appartamento della signora Mussi. Ah, quella che è andata a sciare. Quanto dovrò lavorare per rimettere a posto tutto. Sei brambino. Ma ti rendi conto che per occuparsi di te si stanno quasi dimenticando della loro nipotina? Ma ti sembra giusto? Il povero Morandi poi, alla sua età, gli faceva piacere ubriacarsi di tanto in tanto. Sì, ma non tutti i giorni. Ma noi non possiamo, né dobbiamo intervenire sempre. Se noi angeli dovessimo sistemare tutte le cose che non vanno su questa terra, se scendessimo tutti quanti assieme a mettere ordine, sai che casino. Cosa mi fai dire? Lo vedi? Sono vulnerabile io, che ho un'esperienza plurimillenaria. Figuriamoci un principiante come te. A proposito, quanti anni ho io? Ma noi non abbiamo età. O meglio, abbiamo l'età stessa del paradiso. Solo che tu non sei ancora pronto. E poi, quando scendiamo su questa terra, è perché qualcuno ci chiama. Ecco, noi dobbiamo aspettare la chiamata. Solo che te ne accorgerai, le chiamate, quelle sincere in te, sono così rare. Lo capisci di aver sbagliato? Non so, se ne sono accorta. Ma smettila di parlare al femminile, gli angeli non hanno sesso. E ricordati di rimettere il gasolio dove l'hai preso. Rimettilo a posto. Allora siamo d'accordo, eh? E prima rientri è meglio. A proposito, perché vuoi fermarti qui oggi? Rispondi sinceramente. Aspetta qualcuno. Qualcuno? Non starai combinando qualcos'altro? Sì, se no. Di che si tratta? Non c'è certo, Percellone. Ma certo che lo conosco.
conosco, è della mia zona, per banco. Quello che hai fatto, vedrò di rimediare io. Per spirito di corpo o solidarietà, chiamalo come vuoi. Ci va di mezzo la categoria, ma Vercelloni. Vercelloni deve arrangiarsi da solo, è chiaro. Se vuoi che ti lasci qui oggi, devi promettermi di non forzare più le cose. Se soltanto t'azzardi, vengo a riprenderti. E poi adesso, non ti sarà così facile, perché ti sorveglierò da vicino. Posso rientrare? Sì, sì, abbiamo finito. D'accordo, promesso. Madonna, che freddo che fa. Tutto bene? Bene, bene. Fa proprio una bella nettata di casa. Ci sono due pinguini. Aspetta, tu allora. E qua, qua, allora, vado a prenderla domani. Ah, tutto allora. Bene, bene. Guarda che è. Oh, come è andato tutto. Chiesa. Buon Natale. Sì. Nessuna novità, ma lei mica partì. E allora perché sei ferma mica a mangiare per me? Ma siamo tra amici, conosci tu. Non posso fare. Ma è tutta gente che non conosci. Non posso fare. Va bene, sono ricordati la promessa. Dico di no, perché ormai l'ho deciso così, l'ho deciso, ormai che era... prima anno. Oh, Madonna. Guarda che mi ha chiesto. No, dai, Morandi. Ma le porca vecchia, ma c'è. Desmi faci a me torna la vera di me. E allora anche mi cadente. Non la ringrazi. Bravo, eh? Lei sa che differenza fa fra Morandi e la Luna? La Luna le piena una volta al mese, Morandi le piena tutti i giorni.